Francesco Dario di Este della Bucanco Genzano, che affronterà l'Axa Group Latina fra 2 settimane. Ovviamente voi non li guardate, quindi siete già pronti per affrontare la prossima sfida. Io ti chiedo che valutazione fai della stagione finora disputata da parte della tua squadra e come siete, diciamo, in questo momento dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico. Sicuramente la stagione è un inizio di stagione positivo. Dobbiamo comunque sempre tenere in considerazione che siamo nella neopromossa, anche se comunque abbiamo allestito una squadra fin da subito competitiva. Purtroppo questo campionato un po' monco senza queste due squadre, con tutti questi riposi, ci vede primi in classifica, anche se comunque con 2 partite di sosta ancora da disputare, quindi siamo solo virtualmente primi. E questo per noi è motivo di orgoglio da una parte e di soddisfazione, ma allo stesso tempo tutte le squadre che incontriamo come avversari ci vedono come attuali capoliste, quindi quadruplicano ancora di più gli sforzi, sia per quanto riguarda il discorso di affrontare la prima classifica, sia per il fatto che comunque siamo una società nuova ma che proviene da una costola comunque importante di questo sport, l'ex Bucanco Genzano, quindi tutti tengono a fare bella figura contro di noi. Diciamo che la posizione in classifica che adesso occupate, per come erano gli obiettivi di inizio stagione, sicuramente è da accogliere molto positivamente. Forse siete andati anche un po' al di là rispetto a quelli che erano probabilmente gli obiettivi, almeno penso che queste siano state le premesse iniziali. C'è stato un passo falso nell'ultima giornata di campionato, da che cosa hai dipeso secondo te? Sicuramente il passo falso è dipeso da una partita no, una giornata no, che l'abbiamo pagata cara. Sicuramente la nostra è una squadra giovane, una squadra nuova, forse ha subito un pochettino la pressione della diretta televisiva, forse abbiamo subito un pochettino il fatto di giocare contro l'ultima in classifica e all'esame di maturità abbiamo steccato. Ci saranno altri esami di maturità, ho grandissima fiducia nei confronti della mia squadra e sono convinto che comunque fino alla fine daremo il massimo per vivere il sogno, che il nostro sogno è quello di fare bene. Anche per te devo farti questa domanda che ho appena fatto a Luca Corbucci. Pensate di intervenire sul mercato dopo la fine del giro di andata o considerate la vostra rosa competitiva, in effetti ha dimostrato di esserlo, e quindi pensate di andare avanti fino in fondo così? Sicuramente noi in questa finestra di mercato faremo delle valutazioni dovute comunque al fatto che abbiamo una rosa importante, una rosa dove ci sono dei giocatori che comunque stanno trovando meno spazio e quindi ci chiedono anche di eventualmente guardare intorno per il loro futuro. Sicuramente anche noi come società faremo delle valutazioni di rendimento sui giocatori che quest'estate avevamo preso. E nel caso in cui dovessero avvenire comunque delle uscite e ci sono delle opportunità di mercato interessanti, non tanto per questa stagione ma per i prossimi anni, sicuramente non ci faremo trovare impreparati.